Frugando nelle camere d'albergo si possono capire molte cose delle persone. Come dormono, cosa leggono, cosa mangiano e cosa ascoltano. Per esempio, in questa stanza si potrebbe pensare che l'ospite sia un indiano, forse qualcuno dalla Malesia. Anche oggetti come questo fanno pensare che possa venire da quella parte del mondo. Questo intorno ai fianchi servirebbe per danzare. E qui ci sono dei veli, una moderna Salomè. Certamente il fantasma ospite di questa stanza è una donna. La nostra ospite sembrerebbe una devota del dio Shiva, che tutto crea, tutto distrugge e tutto balla. Balla da dio, sembrerebbe. Passaporti di varie nazionalità e un plico di lettere. Tutti uomini scrivono, eh? Ah, ho capito di chi si tratta. È Mata Hari, ballerina e sicuramente anche spia.